Quello che vedete è un libro che ho pubblicato nello scorso mese di maggio e che riguarda un grande campione calcistico del passato, Pietro Ferraris II, un calciatore che ha vinto tantissimo e che Vercelli, di cui Vercelli si è forse perso un po' le tracce anche a causa del suo carattere schivo e riservato di quando era in vita. Allora, com'è nata questa pubblicazione? Ma devo dire che ero un po' che ci pensavo a realizzare questo libro su Ferraris II, però mancava il materiale fotografico. Poi un giorno Riccardo Rivellino, che è uno dei collezionisti più importanti di Vercelli per quanto riguardano le cartoline d'epoca e le foto storiche, mi ha mostrato uno straordinario album. In questo album c'era la vita sportiva e non solo di Pietro Ferraris, come dicevamo, detto Ferraris II. Questo album gli era stato donato a Rivellino dalla vedova di Ferraris. Allora da quel momento è partita questa, diciamo, si è accesa la lampadina e c'è stata la molla per fare questa pubblicazione. Ferraris II è nato calcisticamente nella Veloce, sono una società che negli anni 20 diede il via a grandissimi campioni, a cominciare da Silvio Piola, ma poi anche De Petrini, Borsetti e tanti altri. Poi dalla Veloce, come gli altri campioni, Ferraris è passato alla Pro Vercelli. Nel 29-30 gioca il suo primo campionato in maglia bianca ed è lì che viene chiamato Ferraris II, perché nella Pro c'era già un Ferraris che si chiamava Mario. Dopo la Pro Vercelli, Ferraris II passa al Napoli, in Serie A, sempre in Serie A. Dal Napoli passa all'Ambrosiana Inter, siamo nel ventennio e quindi l'internazionale era chiamata Ambrosiana. Con l'Inter Ferraris II vince due scudetti e una Coppa Italia. Poi dall'Inter c'è il clamoroso passaggio al Torino, è il grande toro, e è un passaggio che riserverà a Ferraris II dei grandissimi successi perché con il grande toro vince quattro scudetti e una Coppa Italia. Nel 1948, esattamente un anno prima della tragedia di Superga, Ferraris II, che ormai ha 36 anni, pensa di lasciare il calcio, non so se lasciare il calcio o fermarsi ancora nel Torino. Fatto è che Silvio Piola, che era appena andato al Novara ed era stato promosso in Serie A, gli dice: "Senti, vieni con me perché a Novara abbiamo bisogno, dobbiamo salvarci, una cosa o un'altra". Allora lui, che con Piola era grandissimo amico, va al Novara e gioca ancora due stagioni, fino a 38 anni, collezionando complessivamente 507 presenze in Serie A e qualcosa come 135 gol. Poi a 38 anni attacca, come si dice, le scarpette al chiodo e si mette a gestire l'albergo di famiglia, il famoso Albergo Savoia di Viale Garibaldi. Questo libro si intitola Se sei scudetti vi sembrano pochi ed ha due letture. In un senso, se sei scudetti vi sembrano pochi, è una domanda quasi per dire vi sembrano pochi per raccontare la storia di questo campione. Oppure, se sei scudetti vi sembrano pochi, c'è anche il campionato del mondo, perché Pietro Ferraris nel 1938 vince il campionato del mondo nella squadra di Pozzo con Silvio Piola, gioca la prima partita e segna un gol alla Norvegia. Un campione straordinario con cui questo libro abbiamo ricordato le sue indimenticabili gesta.